Buongiorno e benvenuti a tutti. La distanza dalla Corte, dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani rispetto a 2 anni fa purtroppo non si è accorciata e forse si è allungata. E quella prepotente urgenza, e credo abbia spinto il Presidente della Repubblica, lo voglio di nuovo ringraziare questa volta per il messaggio che ha voluto mandare alle Camere, perché è un messaggio che ci richiama ai nostri doveri di umanità, ancora prima che ai nostri doveri legati alla Costituzione e legati alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, perché io credo che da uomini delle istituzioni dobbiamo sempre ricordarci che un uomo non è il suo errore e un detenuto non è solo il crimine che ha commesso, e che dobbiamo ritornare alla funzione rieducativa della pena, che è l'unica giustificazione e legittimità della pena stessa. E ora do la parola con piacere al Presidente Pietro Grasso. Dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dello scorso gennaio, la situazione di sovraffollamento carcerario che da anni contraddistingue la rete penitenziaria italiana è diventata una condizione giuridicamente, oltre che eticamente, non più rinviabile. Entro il 28 maggio 2014, è stato già ricordato, l'Italia dovrà conformarsi alla sentenza, adottando rimedi strutturali capaci di ridurre realmente la popolazione carceraria e di prevenirne in futuro la crescita. Abbiamo però nel nostro ordinamento certe leggi che non esito a definire carcerogene. Perché creano nuovi reati e quindi determinano altri condannati che poco senso ha tenere nei penitenziari piuttosto che in diverse strutture di sostegno, come per i tossicodipendenti. Non intendo venir meno alla promessa fatta all'atto della mia candidatura di un impegno attivo per la riforma della giustizia, e lo intendo fare nel rispetto di quel ruolo arbitrale che è proprio della carica che ricopro, il quale ciò nonostante non mi impedirà certo di utilizzare tutti i poteri a mia disposizione per richiamare l'attenzione dell'istituzione che rappresento sulla necessarietà delle riforme che il nostro Paese è chiamato ad adottare e anche sulle relative ricadute umane e giuridiche. Ancora una volta ribadisco, facciamo sì che il carcere della vergogna diventi il carcere della speranza. Grazie. Io credo che di fronte alla gravità della situazione attestata e quindi in qualche modo certificata anche a livello europeo dalle massime autorità dello Stato, non si possa tardare nell'introdurre un indulto. L'onorevole Rita Bernardini, alla quale do la parola. Noi in questo momento abbiamo oltre 5 milioni di procedimenti penali pendenti. Se aggiungiamo i procedimenti penali pendenti nei confronti di ignoti, e allora dobbiamo capire perché l'amnistia non serve ai detenuti, è vero, soprattutto quelli che stanno adesso in carcere, serve soprattutto ai magistrati, perché non dobbiamo nasconderci che c'è un'amnistia strisciata della quale nessuno si assume la responsabilità. Cioè non c'è una classe politica che si assume la responsabilità, che è quella delle prescrizioni, che si verificano costantemente ogni anno al ritmo di 160.000-180.000. Quindi l'amnistia già c'è, solo che non riesce a far fronte
ai procedimenti che intanto si accumulano. Tant'è vero che all'inizio dell'anno, di questo anno, l'ex ministro della giustizia Severino aveva detto con chiarezza che c'era stato un aumento dei procedimenti, del 3% dei procedimenti penali pendenti. Quindi dobbiamo considerare anche questo aspetto, insomma, una giustizia che arriva a troppi anni di distanza dal fatto reato, insomma, ce l'ha insegnato Montesquieu, giustizia ritardata, giustizia negata. Spetta ai legislatori di oggi mostrarsi all'altezza dei costituenti di ieri. Spetta ai legislatori di oggi onorare gli impegni presi con la comunità internazionale ed anche recentemente ribaditi. Penso alle leggi 195 e 237 del 2012 di ratifica e esecuzione di due trattati che molto hanno a che vedere con il divieto di tortura. Potessi farlo, alla fine di questo incontro, andai io stesso a scolpire sull'ingresso di Palazzo Madama e di Montecitorio un cartello con questo memento: Pacta sunt servanda. Grazie. Certamente meritorie furono le amnistie che accompagnarono la fine dell'esperienza bellica e l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Grandi riforme, la prima fu addirittura un cambio di regime politico, non possono avere efficace applicazione senza alleggerire la macchina della giustizia dai pesi del passato. Per questa ragione i provvedimenti di clemenza a carattere generale figurano non in un esoterico diritto consuetudinario ad arbitrio del sovrano, ma tra gli strumenti di politica criminale che la Costituzione repubblicana mette a disposizione del legislatore. Sta alla responsabilità del legislatore usarli con prudenza e con giudizio. La competenza istituzionale ad adottare provvedimenti di amnistia e indulto è chiaramente riservata dalla Costituzione al Parlamento. Quel quorum richiesto, così elevato e superiore a quello stesso previsto per le revisioni costituzionali, impone un accordo che superi la maggioranza politica contingente. Qui si ferma la responsabilità del governo. Come ministro della giustizia posso solo auspicare un'ampia convergenza delle forze parlamentari su un provvedimento di clemenza che avverto come un'ulteriore importante spinta per far decollare le riforme del sistema di giustizia penale che abbiamo messo in cantiere. Grazie mille.